Thank you Buonasera a tutti, ben ritrovati all'Agenda, agenda monografica come capita di, di, di frequente con Domenico Pecile Buonasera. e con, ho trovato un gioco di parole da qualche parte molto interessante, il eh, professor eh, Saros, che è una via di mezzo tra Saro e Soros. Ma indica molto bene il, 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 come dire, la sintesi estrema dei poteri forti. Lei è un potere forte Saro. Ma no, non è vero. Poi è possibile paragonarmi a Soro. Soro sono grande finanziere, io sono stato un piccolo politico di campagna. Adesso sono più, più che altro un politologo più che un oh, politico. No. Ho capito. No, a parte il finanziere, però diciamo che la sua influenza sulla politica regionale è sempre più forte. Ultimamente è venuto il riconoscimento da parte del PD che lei è il governatore Ombra. Ma questo non è assolutamente vero. Cercano di. No, che l'abbia detto il PD sì. Ah, beh, che il PD è... sicuramente lo ha detto, ma lo dicono per crearmi difficoltà, gelosie con il presidente. La verità è che io cerco di fare proposte, stimolare l'amministrazione regionale a governare bene perché è l'ultima occasione per rilanciare e salvare la regione. Per loro l'ultima occasione, per lei di le occasioni ce ne sarà ancora... Eh, sono millanta? Ma... No, amministrative fra pochi mesi. Esatto. Eh. Sì, ma, eh, no, è, sa, ma è anche una certa età, quindi non si può pensare dopo essere passato la prima, la seconda, la terza, non so che, che altre repubbliche ci sarà prossimamente... 4.0, no? Eh, non lo so, spero Dove... No, cioè... no, a, a proposito del, del governatore Ombra, io ricordo anni fa quando lui rimase da, e transitò dalla prima e seconda Repubblica aveva l'odio viscerale di tutta la Lega che era il nemico, era il nemico di tutti. Bene, non solo gli fegocitò, ma divenne di fatto, io lo scherzo una volta, segretario. Della Lega, di Forza Italia, di, di quello che restava del PSI, lui governava tutto il centrodestra, era un po' così, vero? E Non è che fosse così, il problema è che riconoscevano la mia esperienza, e, essendo <ride> questo, nuovi, questo approccio soft mi, mi inquieta essendo un po' nuovi, non conoscendo la storia, il passato, lo, non conoscendo il funzionamento della regione, da nemico giurato poi ero diventato il consigliere un po' di tutti i gruppi politici. Ma no? a... anche perché cercavo di fare la sintesi tra. Se c'è qualcosa che non manca a parte l'intelligenza, credo sia, eh, siano i nemici. Attualmente chi sono i nemici? Perché bene o male tutti poi arrivano a Canossa, a Martignacco, via insomma. Ma è chiaro che ho tanti nemici, perché quando si svolge qualche ruolo... Tanti nemici da pre... dolore, Saro? No, ma insomma non voglio citare... No, il... c'è una a sproposito, il, per quello nostro... volevo... le ho teso un tranello. No, 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 non voglio citare il nostro vecchio Duce, ma il... perché è meglio avere meno nemici di solito. Però eh, i nemici si creano perché ci sono invidie, antipatie, qualche vecchio rancore. Io ho sempre cercato, ho avuto la logica del vivere e lasciar vivere, per cui... Anche quando uno finisce all'opposizione bisogna sempre mantenere il dialogo e mai umiliarlo. E questo fa sì che, certo avrò dei nemici, però sono sotterranei che non hanno il coraggio adesso di esprimersi pubblicamente. No, Tutto ha continuato a percorrere una strada abbastanza netta, chiara, di chiusura. Ah, io non, non vedo questa chiusura, nel senso che penso che... Ma nelle... ah, sta lavorando anche lei per recuperare no, le, le le prossime... anche autonomia no, responsabile. No, no, no. insomma, no. Lei, lei è troppo, troppo strong. Noi eh, stiamo <ride> lavorando a costruire un patto federativo con, eh, con eh, autonomia responsabile che penso sigleremo nelle prossime settimane. Una convergenza sul futuro di queste sul futuro di questa nostra regione e penso che andremo avanti di comune accordo. No, lui ha sempre meno nemici, in realtà, perché se, se pensiamo bene, il PD in questo momento ringrazia Saro di essere il governatore ombra, di dare una mano, perché dicono: per fortuna che c'è Ferruzzo Saro che dà le dritte e segna un po' l'agenda di governo, è così? Ah no, io non segno l'agenda di governo in fin dei conti, molte delle cose che stanno cominciando a fare sono figlie del programma elettorale della campagna elettorale. È chiaro che il, il PD eh, oggi non ha una bussola, non ha un progetto alternativo e spera che magari noi movimentiamo la situazione in funzione delle prossime, magari, elezioni regionali, che sono, però sono molto lontane. Comunque, eh, non tutto ciò che aveva fatto il PD era sbagliato e quindi le cose positive vanno recuperate senza avere sempre questa logica che quando si vince si cambia tutto, si butta via tutto che le cose buone. Ecco un, un esponente del PD di peso che non cito, eh, pochi giorni fa mi ha riferito che Saro ha ben eh, consapevole del fatto che la Lega ha bisogno di essere puntellata e quindi lavora già per un quasi un dopo Lega, cioè per qualcosa di nuovo, perché non è mai contento, saro, dello status quo e quindi è già più avanti. E si vedrà questo, diceva, alle amministrative con nuove possibilità di trasversalità, di coalizioni strane, è possibile. Ma no, allora cerchiamo innanzitutto. La Lega è un grande partito, attualmente ha il vento in poppa. Ce l'ha perché non esiste nessuna reale anche alternativa. Forza Italia tendenzialmente ha esaurito la sua funzione, il, il PD una profonda crisi. E quindi oggi c'è questo dinamismo di Salvini su alcuni temi molto efficaci che gli consentono di raccogliere molto consenso. Non so però quanto durerà, perché tutto in Italia è molto mobile. Quindi lei pensava che Renzi durasse 40 anni. E no, certamente il giorno delle elezioni europee. Quella sera ho detto porca miseria, mi, mi, dovrò subirmelo fino a, a, alla morte. E invece poi si è visto in quattro anni che fine ha fatto. Quindi sui, sugli exploati delle forze politiche in questa fase storica italiana sono molto cauto. Uno che oggi in alto rischia poi di precipitare molto in basso, bisogna sempre mantenere un livello di equilibrio e di modestia. Ma al di là di questo aspetto è chiaro che il prossimo anno ci sono queste elezioni amministrative. Sarà un florilegio di liste civiche perché nessun partito presenterà il proprio simbolo e quindi ci saranno progetti che nasceranno nelle varie realtà locali e che coinvolgeranno gente che un tempo si riconosceva in un'area politica a destra, a sinistra, al centro. Peraltro, provi a pensare la Lega oggi viene accreditata del 30% per cento una parte importante dell'elettorato oggi la Lega è un elettorato che un tempo si riconosceva ah, nella sinistra, no? quindi è il cambiato il tutto, è no? il Movimento 5 Stelle. No? Quindi questo... Il PD nel, nel, nel riconoscere questo, questo status di Saro che sostanzialmente vabbè, manovra insomma, manovra bene politicamente, amministrativamente, vuole il bene della ragione, eccetera, 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 dice una cosa che sembra banale ma non è banale e cerca di criticarlo, ma non lo sta criticando secondo me. Dice bisogna vedere come riesce a raccordare la sua cultura riformista e socialista con la destra nazionalista centralista e eh, secondo me qui sbaglia perché una volta c'era o la cultura socialista e riformista o la destra secondo me Saro è talmente disarticolato e ha talmente visto dove sta andando la cosa che è e e non più o oh, o oh, ci stiamo mettendo dentro tutto Certo, e lì sbaglia analisi il, il PD, nel senso che la divisione non è più esatto. tra le socialdemocrazie, i so, partiti socialisti i riformisti e la, quelle che erano considerate le forze di destra e di sinistra. È cambiato tutto. Oggi la, la divisione è tra chi vuole in qualche modo difendere e tutelare i propri territori, i cosiddetti sovranisti, e chi in qualche modo vuole che lui tutelare i propri territori, ma all'interno di un quadro, per esempio, europeo cambiato, ma che rimanga in piedi, mentre talvolta i sovranisti rischiano con le loro azioni di disfare l'Europa, che sarebbe un guaio terribile perché finiremmo in un terreno molto incognito. E quindi il PD farebbe bene, nell'analisi che sta facendo, a capire che il mondo è profondamente cambiato. Le categorie centro, centrodestra, centrosinistra sono Basti, c'è una crisi profonda della socialdemocrazia. È la forma partito sostanzialmente. Cioè, certamente, l'elettorato è fluido, di volta in volta vota il progetto politico e programmatico che sente più vicino. E, e quindi è... mi scusi, si capisce come mai lei avvalla la riforma sanitaria del centro-sinistra e la fa digerire al centro-destra. Quindi siamo su un problema. Ma, e no, sul problema ci si ma, misura. Diciamo la verità: <coughs> questa comunque è una riforma molto sostanziale perché costruiamo l'agenzia che sarà della sanità, chiamiamola come vogliamo, che avrà un forte compito di regia tra le tre aziende sanitarie. La differenza tra alcuni, all'interno della maggioranza, e la tesi che Fedriga e io abbiamo sostenuto è che oggi scorporare il territorio dalle aziende dagli ospedali era un profondo errore perché ci avrebbe creato problemi burocratici, tecnici, informatici. Il Avremmo... caposaldo però della riforma telesca seracchiani sì, ma non è mica tutto male no? il Pordenone eh, che è un Pordenone che si è sperimentato questa riforma ma anche nel resto ha dato dei risultati positivi anche perché bisogna costringere il territorio per esempio i medici in medicina generale, quelli che un tempo erano i medici famiglia a dialogare con gli ospedali, con i livelli superiori non essere chiusi lì solo in funzioni burocratiche perché solo così costruiamo un filtro attraverso gli ospedali in rete i in medici in medicina generale per cui non tutti finiscano, non finiscano nei pronti soccorsi a causare corso e questa è una cosa che è qualche ricetta okay. a fare ricette burocratica oltre però la sanità lei ha messo voce importante anche sulla riforma degli enti locali non è sempre d'accordo con quanto vorrebbero fare al centrodestra Ah, eh, io faccio un ragionamento di questo genere. Nel momento che, in cui costruiamo tre aziende sanitarie eh, in cui... Eh, Gorizia va con Trieste con meccanismi che abbiamo inserito nella legge comunque di tutela di Gorizia, di Monfalcone per cui non ci siano posizioni egemoniche della, della, dei Tristini del, del sistema sanitario Tristino su questi due ospedali è chiaro che questo apre la strada anche a un processo di riorganizzazione omogeneo, come facciamo a fare queste tre aziende e dall'altro lato per esempio a Fare, 5, fare 4 o 5, 5 aree vaste. Per cui il ragionamento che io faccio è che bisogna poi costruire questa area vasta 3 aree, sì. aree che siano elettive, alle quali de, elette democraticamente, alle quali trasferiamo il massimo di poteri che oggi, amministrativi che oggi sono in capo alla regione. Questo è un disegno. Voglio vedere, sì, molti, non so chi lo contesterà, peraltro io sono convinto. Ma contestato il sindaco di mezzo, per esempio. Ma ha capito, in campagna elettorale... Ma non lei so non voi. è mai in campagna elettorale. Ma io no, infatti non sono <ride> candidato a nessuna parte, quindi non sono in campagna elettorale. No? No, il, il problema è il problema... È che oh, con l'eliminazione delle provincia si è disgregato il tessuto sociale e politico di queste nostre regioni. Noi dobbiamo tornare a fare dialogare i territori. Udine e Pordenone devono tornare a parlarsi, hanno cominciato, iniziato a tornare a parlarsi. Trieste e Gorizia devono riparlarsi. Perché per esempio il Goriziano se non trova un, um, uh, un dialogo con Trieste, con la Slovenia, assume una nuova funzione, un nuovo ruolo è morto e allora eh, bisogna stimolare, per quello io cerco anche di stimolare un dibattito sul futuro. Certo, no? certo. Io faccio ancora un passo indietro perché la battuta è scontata, lei ha fatto questo convegno importante sulla sanità per eh, come dire, dare il via libera in un certo senso a un dibattito indirizzato in quel senso e ha detto che eh, la cosa importante di questa nuova visione della sanità è l'ascolto, si riferiva a, a a Riccardi che l'ha ascoltata oppure è qualcosa di più generale? Ma io uh, non mi riferivo in termini certamente più generali. A Riccardi l'ha ascoltata o no? Beh, è chiaro che mi ha ascoltato, <ride> ma il, il, problema, il problema è che onestamente quella sera e quel dibattito lì Riccardi è stato molto bravo ha dato dimostrazione di aver imparato molto e ha indicato strade. Non l'ha capito? No, più. non è vero che non abbia capito. No, ha la, capito. La, la verità è che lui era aperto sulle due ipotesi che c'erano sul tavolo, aveva una visione laica. Chi poi si è messo a creare problemi sono state le dichiarazioni della Savino e di Dalmas che hanno fatto quasi apparire che lui fosse contrario alla riforma che è stata approvata. Hanno fatto tutto da soli eh? sì, questo deve essere ben chiaro. Comunque la riforma sanitaria a io spito sempre a crederlo quando lei dice che hanno fatto da soli, ma comunque va bene. Ma no, io non ho interferito. Eh, no. <ride> lì, <è assoluto. ride> sì. no, ma a proposito di Riccardi, eh. c'è stato un momento in cui si ipotizzava che non sarebbe neppure entrato in giunta. Mm. Oggi riconosce che è il migliore assessore su cui può contare Federica. Beh, non posso esprimere giudizi di merito, lo farai torto ad altri. È sicuramente un buon assessore. È Ce ne sono tanti in giunta, sì. sì. Eh, sa, no, questa domanda preferirei non rispondere. <ride> Grande, risposta. <ride> Grande risposta, come al solito. una cosa, eh, si parla sempre del fatto che lei è sempre molto avanti. Mm, io sono andato a vedermi delle cose, e secondo me ha fatto qualche passo indietro, nel senso, ho letto che eh, vorrebbe dar vita a un partito modello bavarese. Mm. Il modello bavarese, che era di quello di sì. Josef eh, Franz Josef Strauss, Strauss, era quello che con Biasutti avevo preso, preso le mosse da Alpe Adria e stava cercando di portare la Baviera nel porto di Trieste, di avere una relazione, eh, come dire, et, etnico-regionalistica, etnico -regio no? di qua e di là delle Alpi, eccetera, eccetera. Ecco, il passo indietro, che poi è un passo avanti, visti i tempi che corrono, è questo qua. Ma io eh, ho detto, io sono sempre stato un po' sostenitore di queste tesi, anche in passato, nella parte finale, per esempio, della prima repubblica sostenevo che la politica regionale si dovesse riorganizzare su basi molto autonome sui partiti. Adesso di fronte alla crisi nazionale dei partiti, soprattutto quelli che rappresentavano l'area moderata, riformista, laica o liberale, l'unico modo per mantenere e dare una casa a quest'area è creare un grande movimento regionale che non dipende da Roma, che è in grado di decidere il destino della nostra regione qui. Ed è quello che stiamo tentando di fare, mi sembra anche con molto successo. Tant'è che leggo dichiarazioni di esponenti di Forza Italia o del PD, tutti vogliono fare adesso trasformare il PD o Forza Italia in partiti regionali, fra poco saranno tutti partiti regionali. Diciamo che la Serracchiani, credo, nel 2015-2016 avesse messo in piedi una certa relazione con la Baviera, cioè avesse rinnovato questa relazione con la Baviera, che ripeto è targata. A Biasutti, eh? Sì, ma eh, c'ero anch'io in quella eh, vabbè, giunta ed, ed ero d'accordo, ma eh, sono convinto che la nostra forza è guardare alla eh, eh, vita dell'Europa alla Slovenia, alla Croazia, all'Austria vicino alla Baviera. Oltre che Veneto noi eravamo e arrivati fino al Baden noi, eravamo arrivati fino in Ungheria quella volta. Sì, no? Da, no, di, di là. Ma sì, era, sì, era di là, meglio, meglio star di qua, quella meglio, volta, sì, volta c'era il muro, però eh, al Adri aprì la strada al disegno. Gelo, certo. al superamento del muro fu una grande esperienza visionaria rispetto all'assetto del mondo in quel, in quel momento storico io sono convinto che la nostra forza è tornare a essere protagonisti in quest'area con grandi alleanze con, con grandi progetti economici con grandi progetti sociali comuni se riusciremo a fare questo torniamo a essere proprio al centro della Mitteleuropa perché siamo al centro della Mitteleuropa sì. allora, chiedevo soltanto se questo disegno eh. che a lei caro Potrebbe col tempo confliggere invece con una visione un po' diversa, soprattutto da parte di Salvini? Ma, eh, certamente oggi la Lega ha sposato posizioni, diciamo così, nazionaliste, è un po' diversa rispetto al passato, eh, quando c'è la gestione Bossi che era la sommatoria di movimenti locali quindi federalista. Però nelle annunciazioni che il presidente Federica fa, ma anche che talvolta Salvini fa, dice che bisogna comunque conciliare l'aumento delle tutele nazionali e difesa degli interessi nazionali con forte spinta all'autogoverno si capirà tutto questo in tempi abbastanza brevi, come si chiuderà, sì, con l'Europea, ma anche se si chiuderà l'accordo tra Regione Veneto eh, e Regione Lombardia sul trasferimento di competenze. Se ci sarà un forte trasferimento di competenza questo dimostrerà che la Lega rimane comunque... Ecco, una, una curiosità, aperta. secondo lei qual è la differenza tra nazionalismo e sovranismo, parlando della Lega? Beh, Sono due cose diverse. Eh, il sovranismo.. Eh, è sostanzialmente cercare in un mondo che è stato globalizzato, che ha perso, fatto perdere l'identità e, 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 e ha fatto perdere la difesa degli interessi nazionali rispetto agli interessi globali, e cercare di ripristinare un minimo di difesa degli interessi locali. Il nazionalismo si basava molto su una politica di chiusura etnica, linguistica. e Io sono nettamente contrario, chiaramente, ai nazionalismi che ci hanno fatto esplodere guerre. Pensare alla prima guerra mondiale con tutti gli effetti negativi. E quindi c'è una differenza tra le due cose. Non mi sembra che ci sia una risplosione del nazionalismo, c'è più la voglia di eh, difendere i propri interessi nazionali. Ma lei ha definito la Lega nazionalista? Un no, pochi ho, minuti fa ho No, ho detto sovranista la Lega. No, oh, un... centralista. centralista, ho detto, che è una cosa diversa rispetto a nazionalista. Perché i modelli di Stato sono lo Stato centralista, quello francese è uno Stato centralista, no? sì. mentre quello tedesco è uno Stato federale wow. e, e, che ha forte autonomie. Eh, il modello credo migliore per un paese come l'Italia sia sì, un modello tendenzialmente federale, perché le distinzioni nord-sud devono essere governate da un sistema di forte decentramento. E, di, e diverse ripartizioni questo dei confederale poteri confederale forse sì, con i tempi che corrono con, con l'esito no, delle ultime elezioni elettorali che hanno segnato questo eh, grande. Eh, ha segnato la, il modello è quello hanno segnato questo boom del 5 Stelle al Sud, cioè quindi sostenitori politiche assistenzialiste. E il Nord che si riconosceva nella Lega quindi politiche liberali, o talvolta quasi al confine del liberiste. liberiste è venuta fuori quella scissione tra i due paesi non vorrei sì, che alla fine si acuirà probabilmente che è probab sì, anche perché per esempio, parlavamo di confederale per esempio con reddito di cittadinanza il nord non se sì. la sente infatti c'è una reazione poi, su poi ne parliamo poi ne parliamo